L'ultimo anelito dell'estate, pensò il pittore. La calzamaglia termica termolactil lo teneva ben caldo, constatò il pittore. Le unghie del pittore erano mozze e rotte. Il pittore si ricordò di quando era studente. Era quello un lungo ideale per i pittogrammi. Il pittore si fermò a contemplare l'immagine. Il pittore notò un'aggiunta. Il pittore si rese conto dell'oscurità. Il pittore fece scorrere la cerniera, ne uscì una calibro 25 automatica. Il pittore sparava contro le pietre, contro pezzi di legno secco. Il pittore sentiva rane, cavallette e insetti che non riusciva a identificare. Il pittore si domandò se si trattasse di un uccello notturno. Il pittore accese la torcia. Il pittore pensò alla distanza che doveva separarlo dal più vicino essere umano. Il pittore poteva vedere sulla destra una delle rovine. Il pittore perse l'equilibrio. Il pittore aspettava di sapere le date della mostra. Il pittore pensava di chiedere le opere in prestito. Nessuno aveva visto il pittore. Il pittore vide il pulmino della scuola. Il pittore sapeva tutto di tutti. Il pittore aveva notato la lista della spesa. Il pittore aveva detto a Maxime che aveva la febbre. Il pittore aveva bisogno di uscire un po', di vedere un film. Il pittore aveva appeso allo zaino una pala pieghevole. Il pittore aggiustò le cinghie della sua attrezzatura. Il pittore controllò l'orologio. Il pittore aveva tempo. La casa del pittore era immersa nell'oscurità. Il pittore credeva a certe pozioni da fattucchiera. Il pittore è da poco scomparso da una casa di cura. Fino al momento della sua sparizione, i suoi cari non ne avrebbero mai immaginato la fuga. Resta da chiarire il ruolo che il pittore ha avuto in tutta questa vicenda. Il padre del pittore è stato subito avvertito al telefono. Le lacune che gli alienisti hanno diagnosticato al pittore hanno tutte a che fare con temi moderni. Era ovvio che il pittore desiderasse acquisire la conoscenza dei fatti più banali della vita moderna. Gli trema la mano quando prova i colori. Senza alcun dubbio, il pittore ha fatto una scoperta fondamentale. Il pittore passava il tempo in casa a lavorare, a fare lunghe passeggiate e a cercare dei documenti nelle diverse biblioteche della città. Il pittore era alto, magro, biondo e un po' curvo. La finestra sul retro offriva al pittore la vista dalle colline viola nella campagna remota. I testi che vi ho letto sono tratti da I solventi di Jean Legac, Il pittore dappertutto e altre opere, tradotto da Pasquale Polidori e edito nel 2021. Assai spesso mi prende il desiderio di cominciare una raccolta di frasi che includano le parole pittore, artista o qualunque altro riferimento all'universo delle belle arti. Una raccolta del genere è semplice da fare, non ci vorrebbe chissà quanto tempo né alcun impegno economico. Ad annotare i reperti basterebbero un taccuino o diversi taccuini nel corso degli anni e una penna stilografica che all'operazione darà più ricercatezza. Due regole soltanto come guida, che sono ammesse esclusivamente le frasi trovate per caso nei testi che non siano né riviste né libri d'arte, se no che gusto c'è? E che mi è vietato trasformare in arte i risultati. Sarebbe una raccolta del tutto disinteressata, o almeno era questa la mia intenzione iniziale, dopodiché non mi sono fatto scrupolo a inventare nuove frasi laddove ne venivano a mancare. Questo è quanto ha scritto Jean Legac in merito alla composizione di questi testi. Jean Legac è nato nel 1936, è un pittore e fotografo francese fra i rappresentanti della Nouvelle Figuration. Insegnante di disegno, non fu quasi tentato da una carriera in linea con le tendenze che dominavano negli anni 60 e le sue prime attività, passeggiate, mailing, si affermano al di fuori delle categorie accettate come quelle di Christian Boltanski che conosceva dal 1966. Jean Legac, un appassionato di letteratura, arriva a proporre dapprima in modesti taccuini, giustapponendo foto e testo altrettanto allusivi, il racconto delle gesta e dei gesti di un pittore anonimo. Questo materiale narrativo gli permette di definirsi artista-pittore, proiettando i suoi problemi, dubbi e stati d'animo sul suo doppio. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.